questo è l'imbottigliamento del brand di Numa, ma poi dopo ve racconto. Sì, perché quello che poi è... Quello che faremo oggi col brand di Numa voi non lo immaginate, ma adesso ve lo racconto. Okay. Faremo una cosa che è una prima mondiale, quello che faremo stasera alle 22:30, ma non ve lo racconto. Allora, la Valle del Marta è un'azienda che ha 120 anni, quindi noi siamo, io sono la quarta generazione, mia figlia, quella che mi segue, sì, che pure lei fa le pubbliche relazioni, esatto, di 14 anni, e è la quinta generazione, quindi immaginate, non è una cosa normale nel resto del mondo, 5 generazioni in un'azienda. In Italia succedono questi miracoli fantastici. Al di là di quello, noi eravamo tantissimo tempo fa una piccolissima azienda agricola, in realtà lo siamo ancora adesso, però mentre prima tutto si svolgeva con la coltivazione del fondo, l'allevamento degli animali da cortile, che erano solo per il sostentamento, oggi questa attività è fatta in un altro modo, con altri concetti moderni, e l'accoglienza, quella che fortunatamente grazie alla legge dell'agriturismo siamo riusciti ad inserire come integrazione al reddito, è quella che tutto sommato sta salvando le nostre attività. Quindi noi abbiamo iniziato con l'agriturismo, prima una piccolissima azienda, e da lì ci siamo resi conto che l'interesse del cliente, dell'amico, che poi non è più cliente dopo un po', è quello di non solo stare bene e mangiare bene, ma portarsi a casa sua qualcosa. Da lì tutti i prodotti che noi trasformavamo nel corso del tempo, perché quello fanno gli agricoltori. Che cosa coltivavate? Qual erano i prodotti? Frutta e verdura. Ah, ok. Piccole aziende con, esatto, il metodo, anche il vino, sì sì, e anche l'uva. Il metodo dell'orto tradizionale, proprio un qualcosa che esiste, che occupa tantissimo tempo, ma che produce durante l'anno a rotazione una montagna di prodotti. Ma io c'è la zona? L'uva. Esatto, che è diventata. Esatto. Comunque noi nel tempo ci siamo sempre più specializzati, forse perché ci riusciva meglio, forse perché era un prodotto che comunque è raro da trovare nelle aziende agricole, nella trasformazione dei liquori inizialmente. Poi abbiamo, ma piano piano, aumentato la trasformazione dei distillati, che era un'attività che facciamo prima, ma complessa perché è regolamentata da delle norme rigidissime sulle accise, eccetera, eccetera. In realtà dopo tanti anni, dopo 25 anni di distillazione, abbiamo deciso di partecipare a un concorso mondiale, il World Spirits Competition a San Francisco, e abbiamo deciso di partecipare non immaginando mai che ci saremmo classificati con un buon punteggio. In realtà abbiamo vinto la medaglia d'oro, quindi il nostro brand è diventato il miglior brand al mondo, e questa cosa ci ha dato un orgoglio pazzesco. Peraltro il successo è stato doppio, perché per la prima volta ha vinto l'Italia, mai successo. Ma per la prima volta un'azienda ha presentato 3 prodotti e tutti e 3 hanno vinto la medaglia oro, bronzo e argento, quindi tutti e 3 i gradini del podio. È stata una cosa incredibile. Che anno questo? Adesso marzo 2020. Non solo, la cosa più sconvolgente è che è successo nel momento del lockdown, quindi tutti erano concentrati sui social e quindi siamo stati bombardati di richieste perché c'era tanta curiosità, la gente non era distratta, era attenta a queste cose. Non tranquilli, non contenti di questa cosa, ci siamo accorti che sempre a San Francisco, che è il paese dove si fanno di più, tra l'altro bellissimo, dove si fanno di più questi concorsi, dove c'è... Scusi se interrompo, come avete fatto se c'era il lockdown? È perché è stato organizzato prima, no, ma poi è stato organizzato prima tutto. E certo non siamo potuti andare a ritirare le medaglie, perché che arriveranno tra qualche giorno. Loro non ce l'avevano, no, è vero. Non c'era niente. Sì, sì, c'era qui, c'era già. Però è stato tutto organizzato prima in realtà. Queste sono cose che tu organizzi 5-6 mesi prima e poi nel giorno che viene fatta la gara, se così la vogliamo chiamare, in realtà non puoi essere presente. Lì ci sono 90 giudici, tantissimi che assaggiano al buio, è così chiamata questo tipo di concorso, quindi vendati, nel senso vendato è il bicchiere, cioè il bicchiere è anonimo, non si sa che cosa c'è dentro, il giudice lo assaggia e riempie una scheda. Quindi non è neanche possibile barare. Quindi voi non eravate lì? Non era possibile stare lì, nessuno può partecipare fisicamente. Esatto. Quindi dicevo, ritornando al secondo concorso, non contenti, ci siamo accorti che c'era un altro concorso in quel momento, ma nel mese di fine maggio, e quindi da pochissimo, che è il World Design Competition, quindi il premio, la gara che al mondo premia le 50 bottiglie più belle al mondo. Beh, abbiamo vinto di nuovo il terzo posto, con tutte e 3 le bottiglie. Quindi in America sono impazziti tutti. ma sono impazziti qua, tant'è vero che il sindaco dice non possiamo non pubblicizzare, non possiamo far passare questa notizia sotto banco, dobbiamo fare qualcosa. E da qui nasce l'idea di fare questa serata particolare. Ora di questo premio se ne accorta anche l'Università della Tuscia. Noi abbiamo l'Università della Tuscia vicina che è molto attenta alle attività agricole. La cattedra di agricoltura è una delle più importanti d'Italia, quindi in questo momento c'era una start-up fantastica che aveva individuato un nuovo metodo di fare promozione di un prodotto tipico e hanno detto testiamolo sul prodotto della Valle del Marta. Una delle nostre etichette, quella che è arrivata terza in modo particolare, è incredibile, è proprio bella, adesso ve la vado a prendere, e quindi hanno voluto farlo su questo e oggi verrà presentato per la prima volta al mondo. Quindi vedrete che, io non so se farvi... Ma la promozione che... Praticamente tu appoggi, immagina siamo seduti qua e vogliamo scegliere una bottiglia da bere insieme, mettiamo, il cameriere mette la bottiglia sul tavolo, tu la guardi con la telecamera, esce fuori un ologramma, in questo caso esco fuori io, e inizio a raccontare la storia della mia azienda, inizio a raccontare la ricetta del prodotto. E come fate a promuovere? Basta guardarlo, con qualsiasi telefonino in qualsiasi parte del mondo. Anche se tu l'etichetta sì, la guardi... Ma come si fa? Lo dovete far sapere che si certo, può fare questo. Ma questo è lo stesso problema che ha quando uno in un'azienda ha il sito internet. Poi devi far sapere che il tuo sito internet è quello. E quindi piano piano si saprà. Ovviamente ogni bottiglia ha un loghetto da una parte che al momento che verrà riconosciuto, ma questo non succede solo per i prodotti nostri. Sì, ma dovete anche promuovere il prodotto. Sì, certo, ma noi faremo tutto, noi faremo tutto. Noi proveremo a far tutto. E comunque questa sera verrà presentato e vedrete che è una cosa incredibile, non esiste un metodo migliore per promuovere un prodotto se non mettendo davanti al prodotto quello che l'ha inventato quel prodotto. Quindi io che sono l'alchimista per esempio che produco il brandy o l'amaro, raccontando tra l'altro le radici storiche che sono la cosa più importante. Certo, che c'è dietro a quel prodotto. E quindi questa sera ci sarà, ecco perché sono arrivati tanti personaggi, voi inclusi, che vogliono raccontare questa storia, che è una storia che parte tra l'altro da una piccolissima azienda, un miracolo italiano, quindi siamo tutti entusiasti di questa cosa. Però ecco, alla base io e mio fratello, perché siamo in due proprietari, non abbiamo voluto far essere questo avvenimento una cosa autoreferenziale. Non potevamo essere solo noi, abbiamo voluto che partecipasse tutta Tarquinia a questo momento bello. Tra l'altro i nostri prodotti prendono il nome dal territorio, la grappa si chiama Tarquinia e la mano si chiama Tarquinia, quindi per noi paesani... Ho sposato l'evento anche Tarquinia. Esatto. Questa è un po' la storia velocissima di questo avvenimento, ecco perché siamo qua. Bella capacitazione. Per tutti, anche per tutti gli imprenditori che sono contenti che esistano queste cose. L'esatto quante camere ha? Le camere sono solo 20, l'azienda è piccola. Ah, okay. Noi abbiamo, visto che siete donne, sì. Lo dico, donne o femmine, come preferite? Tutte e due. Abbiamo una spa particolarissima. Noi abbiamo una spa che non è la classica spa, non è un centro estetico, non è una beauty farm, ma è relax psicofisico. Ve ne dico una delle cose che abbiamo all'interno, è la vasca Hado, ispirata al fisico giapponese Masaru Emoto, non so se ne avete mai sentito parlare, quello che ha scoperto la memoria dell'acqua, quello che ha studiato la molecola dell'acqua, eccetera. Questa vasca in Italia ce l'abbiamo solo noi, è una vasca particolare dove quando ti immergi per conduzione si riordinano le molecole del nostro ingrediente principale. Noi siamo fatti per il 70% circa d'acqua, solo che l'acqua nella formula naturale non è così come quando la troviamo nel mondo esterno, quindi l'acqua della piscina, se noi la analizziamo al microscopio, non ha una molecola ordinata in termini fisico, ma questa molecola può essere sempre composta da tre atomi, però cambia forma. Può essere un cerchio, può essere una forma strana. Questa cosa... C'è dietro una scuola di pensiero pazzesca. Pazzesca. Io l'ho letto qualche cosa. È pazzesco. Ma anche sui materiali, lui è... È incredibile. Se uno inizia a leggere Masaru Emoto, del giudice italiano, Montagnier adesso, scopre un mondo che è parallelo ed è straordinario. Ma non a caso l'acqua è l'elemento della terra più importante. Poi tutto quello che lui poi propone di fare, di design, tutto inaccessibile. Ah, certo. diventa tutto inaccessibile, perché poi dietro a questo c'è dei costi pazzeschi. Comunque noi... È una scuola di pensiero, però nel senso... Noi abbiamo conosciuto, che si è sposato nella nostra azienda, il fisico che lavora adesso con Montagnier, il Prebio Nover nel 2002 per la medicina. E lui ci ha aiutato a costruire questa vasca dove viene tenuta, riordinata la molecola dell'acqua, quindi nella formula naturale. Questo succede con una frequenza a 438 Hz, più delle rocce vulcaniche messe in un certo modo all'interno di una vasca sottoterra che per 24 ore al giorno, cioè 24 ore, mantiene questa frequenza sempre accesa e ha queste rocce vulcaniche che mantengono la molecola dell'acqua ordinata. Quando ti immergi in questa vasca, poiché c'è questa caratteristica, per conduzione le molecole del nostro ingrediente principale si riordinano, si riallineano, e tu esci fuori che ti sembra di essere un'altra persona. Buonasera, il sindaco di Tarquinia, Giulivi, ci dice per favore due parole su questa magnifica manifestazione che Mario Pusceddu ci ha già raccontato essere stata anche molto condivisa e un po' anche incitata da parte sua, però volevamo le sue parole. Io credo che sia una delle tante manifestazioni che faremo, devo dire che questo è l'inizio di una manifestazione con sia i prodotti locali ma più che altro dei chef locali, e credo che Tarquinia debba vivere di questo, perché è fondamentale abbinare la parte del turismo in cui siamo bravi e dovremmo diventare ancora più bravi, ma abbinare anche tutti i prodotti che noi abbiamo in questo stupendo paese. Quindi Mario è stato molto bravo a riunire, diciamo, tutte queste attività e credo che sia un ottimo inizio e con un futuro secondo me roseo. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera anche a lei. Giusto una cosa, sì. Mi veniva in mente mentre parlava che ha coniugato tutto quello che è la bellezza di Tarquinia, il turismo, l'agricoltura, forse manca l'archeologia in qualche modo o riusciamo a correre? No, l'archeologia non a caso domani apriamo la famosa Porta Santa, come la chiamo io, che è la porta esterna del museo che dà direttamente a Piazza Soderini. L'archeologia è la base, è la storia, quindi è la colonna portante di tutto questo che abbiamo, perché senza i 3.000 anni di storia Tarquinia non sarebbe Tarquinia, quindi è fondamentale che si riparta da quello che hanno fatto i nostri ali, quindi impariamo e torniamo indietro nel tempo per riutilizzare tutto quello che hanno fatto i nostri ali. Grazie dalla redazione di OltrepensieroNews, buonasera sindaco. Buonasera a voi. Buonasera, Armando Fusco, produttore e regista cinematografico, anche lui questa sera in questa magnifica serata dai fratelli Pusceddu. Cosa l'ha portata qui, le sue impressioni di questa serata? Mi ha portato qui intanto praticamente l'amicizia e l'affetto per Mario e per i fratelli Pusceddu, perché in effetti per caso e per fortuna ci siamo conosciuti e quindi è stato davvero in grado di mettere insieme sinergie e progettualità, quindi in effetti non conoscevo bene Tarquinia e quindi lui ha fatto sì che dopo una settimana io ritornassi sul posto e in un'unica serata mettessi insieme tutta una serie di contatti e sinergie e sicuramente si riveleranno costruttivi. Grazie, quindi potremmo dire che sei innamorato un po' di Tarquinia, l'aspettiamo per qualcosa relativo alla sua professione. Innamoratissimo, ho già parlato col vice sindaco, con l'assessore alla cultura e quindi spero presto di portare i nostri progetti a Tarquinia. Grazie e buona serata. Abbiamo presentato il territorio, quindi non è una festa autoreferenziale, siete qui alla Valle del Marta, siamo tutti amici, ma lo scopo di questa giornata, serata, è quello di rappresentarvi nel miglior modo il nostro territorio, e il miglior modo per noi italiani è questo, la cucina, l'amicizia. Al di là di tutto l'occasione, intanto adesso vi presenterò per chi non lo conosce, ma lo conoscono praticamente tutti, ma passerò la parola al sindaco che è l'espressione del nostro territorio. Il motivo in realtà perché è nata questa serata è proprio grazie a un riconoscimento che lui ha avuto nei confronti della nostra famiglia. Noi quest'anno abbiamo partecipato, nel momento peggiore della storia credo dell'Italia, ad un concorso che forse per un altro italiano era inimmaginabile, ma solo perché era il momento del Covid, il momento del lockdown, il momento della chiusura, il momento della prigione in casa per tutti. Quindi abbiamo passato tutto il momento che neanche va bene ricordarlo, momento complicato. In quel periodo noi abbiamo avuto il coraggio di partecipare a una manifestazione mondiale. È arrivato mio fratello Franco, con tutto il coraggio che distingue gli imprenditori italiani ci siamo messi bottiglie nella valigia e siamo andati a San Francisco, lì non c'era il lockdown, e abbiamo presentato in una convention internazionale dove partecipano, ancora non c'era, ora è un disastro, esatto, e abbiamo partecipato a questo World Spirit Competition a San Francisco, che è considerato il più importante evento al mondo per capire quali sono i liquori che in questo momento vanno di più sugli spiriti. In Italia magari è più sentito il fattore vino come per bere, per accompagnare le serate, ma in realtà in altri paesi del mondo gli spiriti, gli alcolici, le tequila eccetera eccetera hanno un valore diverso. Quindi nasce qui questo concorso dove partecipano 4.700 distillerie tra le più importanti al mondo, con una media di 3 prodotti ogni distilleria, quindi immaginate che quest'anno hanno partecipato 15.000 distillati. Beh, arrivo al finale, noi con un orgoglio incredibile, ma che non immaginavamo, abbiamo vinto 3 premi, la medaglia d'oro con il brandy, il miglior brandy al mondo, la medaglia d'argento con la grappa che si chiama Tarquinia, per noi questo ha aperto il cuore, e l'amaro Tarquinia che viene da una tradizione tarquiniese, quindi dalle radici del nostro territorio. Questo per me è stato un orgoglio immenso ed è per questo un grazie. In realtà questo premio, io adesso non so se è complicato, ma questo premio non è un premio che ho vinto io, Mario, ha vinto la famiglia. La Valle del Marta è una famiglia incredibile. Adesso squilla il cellulare, ma guarda un po'. La Valle del Marta è un'azienda che ha 120 anni di storia, da 25-26 anni nel nostro territorio, in realtà fa tantissime cose. Al suo interno lavorano 24 famiglie e lavorano poi le famiglie mie e di mio fratello, che con una fatica enorme, immaginate questo periodo, riusciamo comunque a portare avanti tutto facendo comunque innovazione e sviluppo. Sapete quanto è importante ricerca, innovazione e sviluppo? Per l'Italia un qualcosa che si riesce a portare avanti con difficoltà per tantissimi motivi, uno di questi è l'economia, forse sbagliando, ma cercheranno le amministrazioni future, anche queste, di fare qualcosa di meglio, speriamo che ci riescono, questo lo dico da imprenditore. Al di là di questo noi continuiamo a fare questa cosa con una passione pazzesca. E ora io... Intanto dovremo finire questa discussione con un brindisi con il brandy, quindi assaggeremo tutti il famoso brandy Numa. Ne abbiamo lasciate da parte un numero di bottiglie che basteranno per sbronzarci, quindi potremo perdere il controllo senza problemi. Lo faremo, lo dobbiamo fare, perché è un ritorno veramente alla vita comune, alla vita normale, e tutti abbiamo questo desiderio. Poi dopo vi dirò una cosa fantastica. Noi stasera qui faremo, ma ve lo dico dopo, adesso vi passo il sindaco. Grazie Mario. In questo luogo devo dire che ci siamo cresciuti, perché con loro ci conosciamo da bambini, quindi aver visto questo luogo trasformato in una piccola grande azienda, perché non dice che è piccolo, ma per vincere un premio a livello mondiale dietro c'è una grande azienda, perché altrimenti non si vincono i premi a San Francisco così. E quando ho vinto il premio non è che noi siamo andati su Facebook o altre cose, io ho fatto una cosa antica, gli ho scritto un telegramma. Bellissimo, abbiamo pianto, voi non ci vedete, quindi noi abbiamo pianto. Ho scritto un telegramma di congratulazioni alla famiglia, perché per questo grande merito che ci hanno avuto. E non è tanto il merito di aver vinto questo premio, di come l'hanno vinto, quindi con anni di sacrificio, con anni di studi, perché... Non è semplice oggi fare un brandy dalla sera alla mattina e andare a vincere un premio di livello mondiale. E questa sera io credo che sia l'orgoglio di tutta questa cosa, credo molta bella e brava gente che comunque è affezionata e che sta intorno alla tua famiglia. Quindi il riconoscimento più grande è averci tutti questi amici intorno. Quindi auguri, e credo che sia l'inizio veramente di una grande storia e di una grande famiglia. Grazie e buonasera a tutti. Allora, vi ho detto all'inizio, questa sera c'è un'anteprima mondiale. In realtà è sconvolgente il brand di Numa, quello che ha messo in moto. Ed è il bello dell'Italia, noi siamo italiani, abbiamo veramente qualcosa dentro che ci, come dire, ci lancia verso il mondo in un modo diverso. Beh, alcuni ricercatori di Virtual Hub, qualcuno di voi la conosce, è uno spin-off dell'Università della Tuscia, hanno fatto una startup strepitosa. Questa startup che cosa fa? Ma intanto Attilio, io bisogna che faccio parlare Attilio perché voglio dire, magari dico pure qualche stupidaggine, è qualcosa di veramente tecnologico che lui oggi ci farà vedere, un modo diverso di proporre i prodotti, in questo caso un prodotto agroalimentare particolare. Non esiste un'altra cosa del genere al mondo, siamo i primi ad averlo. Questo lancio fatto da oggi, io ho parlato con tantissimi giornalisti di testate nazionali, Tarquinia uscirà fuori da tutte le parti solamente in questo momento anche per questa cosa, che è una cosa strepitosa, che poi ancora non sapete, quindi dice ma che sta parlando? E sto allungando il brodo per rendere tutto molto più, no? Più... Quindi vorrei chiamare mia figlia, no scherzo, parliamo subito con Attilio, vai. Allora, buonasera a tutti, beh, mi aggiungo veramente ai saluti di questa grande serata al Valle del Marta. E da quando sono arrivato qui non ho fatto altro che sentire e raccontare da Mario e dalla famiglia Pusceddu dietro le quinte del prodotto, dei prodotti realizzati, che poi hanno avuto un grande riconoscimento mondiale, perché è stato primo, secondo e terzo posto al mondo, quindi stiamo parlando di veramente tanta roba, tanta storia. Mario in questi giorni ci ha raccontato veramente tante storie che riguardano la tradizione, la famiglia e anche i casi, diciamo così, le intuizioni che ci sono state dietro allo sviluppo di un prodotto così completo, così importante. Ecco, adesso immaginate per un attimo di vedere queste storie legate al prodotto, cioè di poterle visualizzare direttamente su ogni bottiglia del Numa, ogni bottiglia del Tarquinia, ogni bottiglia dell'Amaro. Quindi basterà puntare, aprire il vostro cellulare, il vostro smartphone, puntare sull'etichetta di questi prodotti per vedere raccontare le storie che ci sono dietro alla realizzazione di questo prodotto, e quindi chiaramente accedere a quei contenuti che tutti vorrebbero sapere ma che sono difficili e che non passano, perché la storia dell'Italia, del Made in Italy in Italia, in effetti è piena, è ricca di storie e di contenuti che con difficoltà riusciamo a passare e a trasferire a tutto il mondo. Ecco, io mi chiamo Attilio Pisicchio, rappresento la Virtual App, che è una startup innovativa che si occupa di sviluppare sistemi in realtà aumentata per gli smartphone, quindi per iOS e Android, con l'utilizzo di una tecnologia innovativa che si chiama realtà aumentata. Quindi dal vostro smartphone voi potete usufruire, vedere. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato veramente un progetto straordinario in grande velocità e devo dire la verità, il nostro team si è sforzato in tutti i modi di poter realizzare questa anteprima mondiale, che è quella di poter vedere una storia raccontata da Mario visualizzata sul vostro cellulare in un ologramma. Quindi basterà scaricare l'applicazione, inquadrare la bottiglia dell'Amaro per esempio, per poter vedere comparire un ologramma di Mario che racconta la storia dell'Amaro e quindi delle erbe del dietro le quinte. E questo è chiaramente soltanto l'inizio di tutto quello che verrà. Immaginate adesso per un attimo di poterlo, perché dovete sapere che le applicazioni sono straordinarie, perché le applicazioni sono visibili in tutto il mondo. Quindi immaginate per un attimo che la storia di Mario verrà ripetuta su ogni bottiglia dell'Amaro e del Numa e del Tarquinia sparsi in tutto il mondo. Quindi la storia segue il packaging del prodotto. immaginate ancora di poterlo realizzare in multilingua, quindi significa che possiamo sentire Mario parlare in italiano, che fa sempre bene, sempre molto, molto interessante, ma basta spingere un tasto virtuale per poter cambiare lingua, e quindi questo significa internazionalizzare le aziende. E in più concludo dicendo che la Virtual App ha realizzato una piattaforma straordinaria che serve per la gestione di questi contenuti e che dà la possibilità a Mario, che è il titolare dell'applicazione, di poter cambiare i contenuti in tutta autonomia. Questo si chiama storytelling, significa che la storia non è mai la stessa, ma che Mario nel corso della del suo anno di produzione può fare dei video magari in vigna o mentre che distilla, per esempio, oppure quando fa o racconta delle storie magari della famiglia, no? Della tradizione. E quindi adesso faremo vedere qualcosa. Purtroppo siamo veramente, come sempre, le feste di Mario sono sempre riuscitissime, quindi siamo tantissimi stasera, quindi la wifi che avevamo chiaramente diciamo ha avuto il suo bel da fare, e la connessione, diciamo. Però adesso, se vedete da quella parte lì, vi spiego un attimo come ci siamo organizzati. Allora, innanzitutto ci sono Matilde e Carolina lì che vi possono dare una mano d'aiuto, quindi vi prego di prendere delle etichette che abbiamo preparato per voi e di prendere anche una brochure dove c'è un contenuto di realtà aumentata. La prendete casa, perché scaricando l'applicazione voi, quando siete a casa o in qualsiasi altro posto, potete visualizzare tutti i contenuti in realtà aumentata. Quindi lì in fondo c'è Matilde con Carolina che vi daranno il materiale che serve per la visualizzazione. Grazie Mario. Questa è una cosa fantastica che ora vedrete tutti, poi porterete a casa una cartolina che stanno messe su questo tavolo, e a casa vostra potrete vedere già questo ologramma che esce fuori dal vostro telefono, in tutti i telefoni smartphone, esce fuori nel tavolo della vostra casa. Però ora assaggiamo anche il brandy Numa, perché c'è qualcuno che aspetta per questo. Grazie a tutti.